Sono Maurizio Vico, sono uno dei coordinatori della Fondazione della Comunità di Mirafiori a Torino. La Fondazione di Comunità di Mirafiori è nata nel 2008 sul territorio di Mirafiori Sud, il quartiere della Fiat di Torino. È una piccola fondazione legata ad un territorio che a partire dalla fine degli anni 90 è stato rigenerato e trasformato grazie ad alcuni progetti europei che sono intervenuti sulla riqualificazione di un grosso parco pubblico e di una zona particolarmente deprivata e distante dai servizi cittadini. La Fondazione di Comunità è un ente che collabora con tutte le istituzioni del territorio e con il terzo settore. Si occupa anche della gestione della casa del quartiere di Mirafiori Sud, la Casa nel Parco. La Casa nel Parco è una delle 8 case di quartiere della città di Torino. Sono spazi riqualificati di proprietà dell'amministrazione pubblica e gestiti dal terzo settore in collaborazione con le associazioni e i gruppi di cittadini che orbitano nei diversi quartieri della città. La Casa nel Parco è uno spazio di protagonismo, uno spazio di coinvolgimento della cittadinanza. Vi si svolgono attività legate al tempo libero, ma anche molti interventi di welfare di comunità, di sviluppo territoriale e di promozione, diciamo, del miglioramento della qualità della vita nelle periferie. La Fondazione Mirafiori gestisce progetti di inclusione sociale, progetti legati al mondo dell'educazione in collaborazione con le istituzioni scolastiche del quartiere e anche molti progetti collegati al tema della sostenibilità ambientale. Siamo in un quartiere molto verde, pieno di spazi verdi che sono stati rigenerati grazie a progetti europei legati alla linea di finanziamento Horizon 2020. Uno di questi, un progetto recente che adesso nel 2023 è in via di sviluppo, è il progetto Fusilli, un progetto che promuove lo sviluppo di economie circolari, di filiere del cibo sostenibili e che è intervenuto qui alla Locanda nel Parco, il ristorante della casa del quartiere, promuovendo la pizza circolare, che è una delle ricette attraverso le quali vengono utilizzati dall'A alla Z prodotti provenienti da filiere corte, anche in un'ottica di prevenzione dello spreco. La Fondazione Mirafiori lavora anche con le attività commerciali e tanti soggetti del territorio che si occupano di produzione di cibo. Ha promosso la realizzazione di progetti quali la spesa sospesa, con la quale vengono raccolti prodotti invenduti sul territorio e redistribuiti alle fasce più fragili. Sono stati costruiti anche una filiera di prodotti tradizionali del territorio. Una delle ricette è il tronchetto di Caterina, il dolce tipico di Mirafiori che è stato costruito insieme alle pasticcerie del nostro territorio, la cui vendita genera anche un indotto di solidarietà perché una parte del guadagno di questo prodotto vengono destinati ai progetti sociali del nostro quartiere. La Casa nel Parco lavora insieme a tutti i soggetti che sul territorio si occupano di solidarietà, costruendo un patto di comunità insieme alle parrocchie e al terzo settore del territorio, con la quale vengono redistribuiti prodotti alimentari alle famiglie più fragili del nostro quartiere. La Fondazione della Comunità di Mirafiori e la Casa nel Parco aderiscono al percorso di coprogettazione Impatto promosso da NovaCoop in collaborazione con altre realtà del territorio, cooperative e centri di protagonismo giovanile. Attraverso questi progetti vengono realizzati sul nostro territorio iniziative legate al cibo sia in un'ottica di socialità come aggregazione, quindi pranzi di comunità, laboratori legati al tema dell'educazione alimentare per le fasce più fragili anche del nostro territorio, e poi vengono organizzate anche iniziative legate alle scuole, all'educazione alimentare rivolte ai più piccoli del nostro quartiere. Il progetto della coprogettazione Impatto sul nostro territorio
si chiama Grandesco e coinvolge appunto la cooperativa I Passi, la cooperativa Il Margine, il centro di protagonismo giovanile del nostro quartiere, Cascina Roccafranca, una delle altre case di quartiere del nostro territorio, e Orti Generali, un orto collettivo dove si realizzano percorsi di agricoltura urbana nel nostro quartiere.